Quando si parla di Bitcoin, il tema della sicurezza è di fondamentale importanza, perché basta veramente un piccolo passo falso per perdere tutto ciò che si possiede. Questo non vale soltanto nel detenere i propri Bitcoin su un wallet, con tutti gli oneri ovviamente che ne conseguono, ma anche, anzi forse soprattutto, quando si utilizzano le piattaforme online quali gli exchange o le piattaforme CeFi o DeFi. Nel video di oggi cercherò di fare un riassunto di tutto le pratiche di sicurezza importantissime e fondamentali da seguire per non rischiare di perdere tutti i propri Bitcoin a causa di un hack o a causa di un errore. Cercherò di spiegarle nel modo più semplice possibile, ma non trascurando nulla. Seguitemi. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Voi non avete neanche idea di quante persone conosco o ho sentito che hanno avuto dei problemi inerenti alla sicurezza dei loro Bitcoin. Problemi quali l'intrusione nel loro account sugli exchange, fondi bloccati su una piattaforma che non gli permetteva più di muoverli, oppure peggio ancora i fondi detenuti sul proprio hardware wallet che da un giorno all'altro spariscono, vengono prelevati e non si sa da chi. Purtroppo spesso una volta che accadono questi inconvenienti non c'è più modo di ripararli perché bisogna fare tantissima prevenzione. Motivo per cui oggi vi mostrerò le migliori pratiche per mettere in sicurezza innanzitutto il vostro PC che utilizzate per movimentare e gestire le vostre criptovalute, come rendere impenetrabili i vostri account sugli exchange e sulle piattaforme online e infine andremo a vedere come gestire al meglio le cripto sui propri wallet, quali wallet scegliere, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una tipologia rispetto all'altra e ovviamente i migliori metodi di messa in sicurezza e conservazione delle chiavi private o delle parole del SID. Iniziamo con la messa in sicurezza del proprio PC, cosa fondamentale perché se si utilizza un PC compromesso e a rischio di intrusione c'è un enorme rischio di vedersi sottrarre le credenziali di accesso agli exchange oppure, peggio ancora, le chiavi private o le parole del SID dei nostri wallet offline e questo significa una cosa sola, perdere tutto ciò che si possiede. Pertanto l'ideale sarebbe avere un PC ad uso esclusivo crypto, che vuol dire che lo utilizziamo soltanto per accedere agli exchange, per accedere alle piattaforme oppure per movimentare le nostre crypto offline, quindi da wallet a wallet senza altri utilizzi che lo espongano a potenziali malware. E per fare questo si può scegliere innanzitutto un sistema operativo meno soggetto ad attacchi di malware, a diffusione di malware. Come ben sapete Windows purtroppo è il meno indicato. Statisticamente è provato che gli hacker si concentrano sulle macchine Windows perché probabilmente la maggioranza degli utenti le utilizza. Quindi in definitiva navigando sul web con una macchina Windows c'è più probabilità di ottenere un malware rispetto che un utilizzo di una macchina macOS oppure l'utilizzo di una macchina con su Linux. Online trovate in maniera gratuita tantissime build molto orientate alla sicurezza di Linux, è sufficiente una breve ricerca su Google per trovarne veramente tante. Non serve un PC particolarmente potente, pertanto con una spesa relativamente contenuta si può ottenere un PC soltanto per andare a movimentare cripto e quindi facendo già un bel passo avanti lato sicurezza. Chiaramente questo PC non deve mai essere collegato a reti, a network wifi a rischio di intrusione, quindi attenzione alle network pubbliche, non collegatelo mai a delle reti condivise, reti che non conoscete, utilizzate soltanto la vostra rete di casa e soprattutto proteggete quella rete con un buon firewall. Solitamente è uno standard perché le reti wifi hanno un firewall integrato nel router e pertanto il rischio di intrusione è veramente minimo. Mi raccomando, password molto forte anche della rete wifi, sempre per evitare che da fuori qualcuno entri e vi possa andare ad annusare, a sniffare, si dice proprio, quindi a recepire credenziali, password o chiavi private. Non l'ho specificato, ma la stessa cosa ovviamente vale se si utilizza un dispositivo mobile come un tablet o uno smartphone. È meglio utilizzare iOS rispetto ad Android, sempre per motivi
di diffusione statistica dei malware, e inoltre valgono le stesse condizioni che abbiamo detto prima sull'utilizzo delle reti pubbliche. Anche in questo caso è meglio avere un device dedicato all'utilizzo per le cripto, quindi avere uno smartphone sul quale installiamo il nostro mobile wallet se ce l'abbiamo, o sul quale installiamo le applicazioni degli exchange, ma che non utilizziamo per navigare sul web, minimizzando quindi il rischio di esposizione a possibili malware. Parlando di online, la sicurezza del dispositivo per utilizzare applicazioni e piattaforme non è tutto, purtroppo, perché è altrettanto importante mettere in sicurezza gli account e i profili che si utilizza per l'accesso a Exchange, a piattaforme CeFi, alla nostra mail, il nostro account Google. Ci sono veramente tante cose da tenere in considerazione. La prima cosa, secondo me, molto importante è cercare di diversificare il più possibile. Cosa vuol dire? Vuol dire, anche se è noioso, utilizzare una coppia email e password diversa per ogni Exchange che si utilizza. In questo modo si minimizza il rischio, nella malaugurata ipotesi che subiamo un attacco con sottrazione, quindi delle credenziali, di danno. Cosa vuol dire? Vuol dire che se qualcuno ha la nostra email e password di una piattaforma e sulle altre piattaforme è sempre la stessa, è molto più rischioso, perché potrebbe potenzialmente accedere a tutte le piattaforme. Poi chiaramente dipende dal livello di sicurezza implementato da queste ultime la facilità con cui un hacker in possesso delle vostre credenziali può accedere o meno, però bisogna comunque minimizzare tutto il minimizzabile. Pertanto, creare qualche mail usa e getta, cioè da usare soltanto per gli exchange. Ci sono degli ottimi servizi come Gmail, ProtonMail, per dirne alcuni, che permettono di farlo, e utilizzare password sempre diverse, che non vuol dire andare a cambiare una lettera o un numero, ma vuol dire cambiare anche strutturalmente la password ove possibile. Esistono dei password manager che poi permettono di raccogliere tutte le password e proteggerle con una, si chiama master password. Io vi consiglio, mi trovo molto bene, utilizzo quello della Trezor, che per decifrare le varie password utilizza proprio il Trezor, quindi un'autenticazione a due fattori hardware. In alternativa ci sono tanti password manager, anche gratuiti, senza problemi, che vi permettono di detenere tutte le vostre password in sicurezza e offline, protette da un'unica password. Vi raccomando ovviamente di fare tutto questo, se possibile, su un PC dedicato. La detenzione di una password o di più password, anche se criptate, è meglio se viene fatta su un PC il meno esposto possibile al web. Questa è una regola che vale sempre. Un'altra cosa fondamentale nell'utilizzo di piattaforme online è utilizzare tutti gli strumenti di sicurezza che quelle piattaforme offrono. Innanzitutto, primo test, se non c'è l'autenticazione a due fattori con applicazione o con hardware, quindi non SMS, allora non usatelo nemmeno, perché è estremamente bucabile. L'autenticazione a due fattori al giorno d'oggi è un must, perché rende più sicuro l'accesso ad una piattaforma. Vi ricordo che l'autenticazione a due fattori via SMS è quella più bucabile in assoluto, quindi evitatela come la peste. Non so se avete seguito il leak dei dati di Omobile, ce ne sono tantissimi di leak simili, dove gli hacker prendono possesso dei dati dell'utente al fine di fare il cosiddetto SIM swap attack, ovvero chiamare il vostro operatore telefonico, fingersi voi grazie al possesso dei vostri dati e chiedere la portabilità del vostro numero sulla loro SIM. In questo modo il token di sicurezza a due fattori arriva sul loro telefono e loro riescono ad accedere al vostro exchange, oppure a cambiarvi la password. Mi raccomando, questo è da scrivere a caratteri cubitali, l'autenticazione a due fattori via SMS non è per niente sicura. Molto meglio utilizzare Google Authenticator oppure Authy, o meglio ancora utilizzare un'autenticazione a due fattori hardware come ad esempio la YubiKey. Purtroppo non tutti gli exchange, non tutte le piattaforme la supportano, anzi sono ancora molto pochi quelli che lo fanno. In alternativa, ripeto, molto meglio un'applicazione come Google Authenticator. Ho lasciato per ultimi, infine, due concetti abbastanza banali. Il primo è di scegliere piattaforme affidabili. È vero, la sicurezza al 100% non esiste mai, però quantomeno, insomma, scegliete una piattaforma che è attiva da tanto, i cui clienti sono soddisfatti e che ha volumi molto grandi, meglio ancora se è regolamentata e riconosciuta. Vi faccio alcuni esempi: c'è Binance, c'è Kraken, c'è Coinbase,
Keys, c'è Conio, insomma ce ne sono veramente tante, di sicuro non mancano. Non andate a scegliere quell'exchange nato un mese fa con volumi molto bassi perché vi lista una coin particolare, perché c'è un rischio veramente elevato che quell'exchange lì sia truffaldino e pertanto voi fate un deposito e poi non riuscite più a riprelevarli indietro. Massima attenzione in questo, perché non c'è nessuna sicurezza che tenga in questo caso. Se voi andate a creare un account e a depositare le vostre preziose coin su un exchange truffaldino, lì sono cavoli amari e non c'è più modo di riaverle indietro. Infine, utilizzate un exchange solo quando necessario, il che significa che non è una buona pratica tenere i propri bitcoin, le proprie cripto su un exchange quando si può invece tenerli sul proprio wallet offline. Exchange sì se ne avete bisogno, se dovete comprare e vendere, se dovete fare trading, ma tutto quello che invece volete detenere, detenetevelo nel vostro wallet offline, che è la cosa più sicura che esista. A tal proposito, veniamo dunque alla scelta del wallet. Dal mio punto di vista, il miglior compromesso tra praticità e sicurezza è indubbiamente un hardware wallet. L'hardware wallet ha dal proprio vantaggio lato sicurezza il fatto che le chiavi private non vengono mai esposte su un PC. Perché? Perché quando io invio una transazione col mio ledger o col mio Trezor o col mio hardware wallet del caso, io sto firmando la transazione all'interno del wallet, è lui che fa l'operazione. Al contrario, se io ho un paper wallet banalmente o accedo online a un wallet e utilizzo quello per fare la transazione, devo esporre la mia chiave privata per firmarla e pertanto se il mio computer è manomesso e è stato attaccato da un malware oppure all'interno un hacker che si è intrufolato in qualche modo, c'è il rischio che quella chiave privata venga captata e venga mandata in remoto appunto a questo hacker. Pertanto gli hardware wallet hanno questo enorme vantaggio e inoltre sono estremamente pratici. Quale scegliere? Beh, c'è l'imbarazzo della scelta. Io mi trovo molto bene col Ledger, col Trezor, so che qualcuno dopo il data leak della Ledger non simpatizza più per loro, ma c'è veramente una scelta immane. Ad esempio, io recentemente ho aggiunto il Kobo Vault ai miei hardware wallet, che mi piace molto perché non ha nessun tipo di connettività col PC, nemmeno Bluetooth e nemmeno USB come alcuni suoi competitor, e pertanto massimizza il lato sicurezza. Se vi interessa, poi li ho recensiti tutti quanti, potete trovarli sul mio canale. Se poi per qualsiasi motivo non volete utilizzare un hardware wallet e volete darvi alla sua controparte software, io tendo a preferire le versioni mobile rispetto alle versioni desktop. Per quale motivo? Ve l'ho detto, perché le piattaforme desktop, in particolare se su Windows, tendono a essere più attaccabili, c'è più rischio di andare a prendersi dei malware. Pertanto molto meglio il Trust Wallet di turno, per dirne uno, il Coinbase Wallet di turno, che è mobile e non espone le chiavi private. Però ripeto, se avete un capitale discretamente elevato, vale sicuramente la pena utilizzarne una piccola parte per investire in sicurezza e acquistare pertanto un hardware wallet. È una cosa sulla quale non bisogna assolutamente essere tirchi, perché poi ce ne si pente. Infine, qualsiasi wallet decidiamo di usare, c'è un ulteriore problema che è forse il più complicato. Come gestire in sicurezza le proprie chiavi private o il proprio SID? Il problema che vogliamo risolvere è duplice. Da un lato vogliamo che ovviamente il SID sia al sicuro, ovvero che una persona non desiderata non lo possa in alcun modo reperire o vedere, pena la sottrazione di tutti i fondi. Vi ricordo che chi ha il SID vi possiede di fatto i bitcoin. In seconda battuta vogliamo che questo SID rimanga intatto, ovvero non dobbiamo rischiare di perderlo. Non credete che sia facile conciliare queste due cose? È inutile dire, mi auguro che non va conservato su una macchina che ha accesso a internet, men che meno sul cloud come su Google Drive o bestialità del genere, ma nemmeno salvato in un file di testo, in una cartella nascosta, il tutto criptato, perché se qualcuno vi dovesse per disgrazia penetrare nel PC e andare a sottrarre questo file, poi avrebbe tutto il tempo di fare brute forcing, di tentare di decriptare
buttarlo sulla sua macchina remota, pertanto assolutamente offline, il che vuol dire su un supporto fisico. Secondo consiglio che mi sento di darvi è di non scrivere tutte le parole su un foglio e nasconderle da qualche parte, perché chi vi prende, vi vede per sbaglio quelle parole lì, ha accesso immediatamente al vostro wallet. Quindi cercate di aggiungere uno strato in più di sicurezza a quelle parole. Vi faccio un paio di esempi. Un esempio è la cosiddetta passphrase, che è implementata da molti wallet, tra cui mi pare il Ledger, se non erro. Oltre alle 24 parole del seed, ne viene generata una 25esima che si chiama appunto passphrase. Per andare ad accedere al vostro wallet occorrono tutte 25 le parole, e se uno immette soltanto le prime 24 entra in un altro wallet. Quindi una buona strategia è, ad esempio, mettere, che ne so io, 50 euro in bitcoin, che sono uno specchietto per le allodole, un cosiddetto honeypot, sul wallet con le 24 parole, e poi mettere il vostro capitale su quello invece contenente le 25 parole. Chi vi penetrerà nel wallet utilizzando le 24 parole penserà che siete poveri e che non ne è valsa la pena, quando invece il vostro capitale è al sicuro sull'altro. Un altro algoritmo che permette di mettere in sicurezza il vostro seed si chiama Shamir Secret. Questo algoritmo in sostanza divide il vostro seed in tanti frammenti, ognuno dei quali viene ulteriormente criptato con il medesimo algoritmo. Pertanto per ogni frammento vengono generate 24 parole. Supponiamo che volete dividere il vostro seed in 4 parti, ognuna delle quali le date a un vostro familiare stretto, un caro amico, una persona estremamente fidata. Ognuna di queste parti viene criptata, quindi ad ognuna di queste persone voi darete 24 parole. Se qualcuno sottrae quelle 24 parole e pensa che possano essere il seed di un wallet, accederà sicuramente a un wallet, ma quel wallet sarà vuoto, perché per ottenere le reali 24 parole ci sarà da comporre tutti i vari frammenti decriptandoli, e allora si otterrà il reale seed. Questo metodo a me piace veramente tanto, perché da un lato risolve il problema della sicurezza e dall'altro anche quello di mantenere vivo il seed, tra virgolette, dandolo ad altre persone. Amici, questo è tutto quello che mi è venuto in mente da dirvi sulla sicurezza delle piattaforme online e dei wallet. Cosa ne pensate? Avete qualcosa da aggiungere? Avete qualche altra pratica che secondo voi non ho condiviso, oppure che vi sentite di condividere voi? Se sì, mi raccomando, fatelo nei commenti, che è di grande aiuto per tutta la community. Altrimenti ditemi semplicemente se sapevate oppure no queste pratiche e se le utilizzate periodicamente per mantenervi al sicuro. Vi faccio un caro saluto e alla prossima, e non sottovalutate mai la sicurezza.